Ed ora parliamo della sicurezza in mare, pronte a tuffarsi in acqua per salvare i bagnanti in difficoltà. Sono le unità cinofile di salvataggio, 200 cani addestrati a nuotare anche fino a poco più di mezzo miglio di distanza dalla riva, quasi un chilometro. Oggi a Livorno c'è stata un'esercitazione con la Guardia Costiera. Sono forti, affidabili, pronti al pericolo. Possono nuotare fino ad un chilometro dalla riva. Sono i circa 200 cani dalle unità di soccorso cinofilo, pronti a salvare i bagnanti in difficoltà. Le razze più utilizzate, Terranova e Labrador. Avere un cane a salvataggio a proprio fianco aumenta le performance dell'uomo. Un cane può rimorchiare 20 persone verso la spiaggia. Sicuramente è una chance in più per la sicurezza in mare. Addestrati alla scuola italiana cani in salvataggio possono intervenire tuffandosi dagli elicotteri, ma anche da pontili, moli, motovedette. Oltre a Venezia, Roma, Pescara, Trieste, da quest'anno intervengono anche nelle acque di Cagliari e Marina di Massa. Il raggio di azione viene segnalato alla Capitaneria di Porto. È un ulteriore ausilio che viene dato al bagnino in caso di intervento e anche a noi stessi, alla Guardia Costiera, che ha ovviamente capacità di intervento diverse, interviene quando loro non possono più utilmente intervenire.